Ciao persone, benvenute alla puntata 50 di Senti che roba. Dal 5 ottobre 2022 fino ad ora vi ho raccontato 197 artisti diversi qui su Brio Radio. Ma io chi sono? Spero non vi dia fastidio se la puntata 50 me la regalo. Del resto vi faccio ascoltare musica da tutto il mondo e di ogni genere, mantenendo l'attitudine dell'esploratore, dello scopritore. Ora cerco di distaccarmi da me stesso per potermi raccontare. Nel mio canale personale, L'Angolo di Gibo, ho pubblicato 10 video dove a tappe ripercorro i miei passi dal 2007 ad ora. Qui chiaramente sarò più sintetico, scegliendo pezzettini di canzoni che rappresentino ogni periodo. Avevo iniziato demenziale, coi libera scelta. Mi piaceva creare paradossi logici, mi piaceva dire il contrario di ciò che pensavo ridicolizzandolo. Così erano nate canzoni come Petardi, Siamo tutti animali, ma l'unica canzone che mi piace davvero ricordare di quel periodo è un'altra. C'era un amico con cui suonavo che si era fissato con la musica lounge, obbligandomi ad ascoltare accordi di nona, quarta, settima, tutta roba fighettina, insomma. Ma io scrivevo canzoni sullo stand di biancheria, sulla ferramenta, che insomma ne... Un altro amico mi disse: Gilberto, le tue musiche sono belle, ma dovresti parlare d'amore, non del paraurti. Ah sì? E io allora per dispetto ho scritto una musica lounge e l'ho chiamata Paraurti. Il mio spirito è nel frigo, il tuo spirito è nel freezer, non viaggiamo affiancati. Due pedoni solitari, chiusi in due vicoli ciechi. Dopodiché nasce Saphir Garland. Nato come band strumentale, ben presto diventa il mio nome d'arte come cantautore satirico. Perdo il lavoro e tutte le certezze. Ho 25 anni, è il momento in cui scopro che tutto quel che mi ha insegnato a scuola sono tutte cazzate. Sprofondo in una fase complottista per la quale ancora provo imbarazzo. Ma se dopo mi sono ripigliato, durante quel buio, il mio lato artistico ha dato vita a canzoni paranoiche interessanti. Disoccupata è una vera e propria canzone d'autore, mi è uscita bene, ma la canzone simbolo di quel periodo è ovviamente Musica giolittiana. Dopodiché, dicevo, mi ripiglio e trovo le parole giuste per scrivere una cosa che avevo in mente da molto tempo, una canzone demotivazionale. Sapete, non ho mai sopportato i vari Montemagno, i life coach, quelli che ti danno le massime liberiste capitalistiche mascherate da uno spiritualismo assolutamente utilitaristico e praticamente usano il buddismo per arrivare a dire che se sei povero è colpa tua. Mentre devi credere in te stesso, nei tuoi sogni, impegnarti e bla 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 bla. E allora vaffanculo, ho scritto il leggerismo. Non ci credete ragazzi, non credete in voi stessi, non impegnatevi e denigratevi, gettatevi fango da soli. Fate capire agli altri che odiate ciò che fate, e per dispetto vedrete che ve lo lasceranno fare per sempre. Al primo ostacolo duro voi mollate in tronco,
abbandonatevi ed arrendetevi, che tanto ormai è uguale. Lasciate perdere tutto senza raccontarvi fiabe, e quando pensi che sia finita è proprio allora che si apre la voragine. Per ogni disco che ho fatto potrei trovarvi almeno 3-4 difetti, sono sempre ipercritico, tranne in un caso: La calma dei malvagi. Questo lo trovo perfetto. Le musiche sono tutte diverse. C'è rumba africana, funky, reggae, hard rock, prog, pop, tango, classica, folk e metal in 9 canzoni. E i testi affrontano le miniere di coltan, l'obsolescenza programmata, il turismo sensuale minorile, ma c'è anche un lato fantasy, una fiaba allegorica e Tchaikovsky elettrificato. Insomma, vado orgoglioso di quest'album. Ecco un midley di tutte le azioni salienti. Poi ho un momento di crisi. Mi mancava il mio lato demenziale, o meglio, bighellone. Butto via questo nome impegnativo, Sapphire Garland, e dal 2019 mi presento col mio nome, Gilberto. Trovo nuova ispirazione in un atteggiamento più leggero, più pop. Così nascono canzoni come Film, Golf, Bighellone, che è il manifesto poetico, ma anche la provocatoria Non è un paese per giovanotti. E le canzoni con questo spirito finiscono nell'album con tutto il dispetto. Anche qui, vai col midley. Dove la tragedia, me ne resto sulla sedia, con biscotti e tè al limone. Finalmente mi rilasso, mi ossigeno e a spasso vado come un bighellone. Non c'è più niente da dire, tanto non mi stai a sentire. Che facciamo allora? Giochiamo al jolly ora. Non c'è più niente da dire, che nessuno sta a sentire. A che giochiamo adesso? La gara chi è più fesso? Sono i miei occhi, sono telecamere.
che non rivedrò mai. Perciò lo voglio assaporare, scena per scena, dramma per dramma. Parole, parole, parole magiche, parole magiche. Le parole sono fatti e non sono opinioni. Se catturano le menti con le loro suggestioni. Tutta una vita a giocare a golf senza capire una mazza. Come siamo ridotti, come ci siamo ridotti. Ma non senti quelle grida nelle notti. Questo non è più un paese per giovanotti. O non lo è stato mai. Voglio soltanto dormire, voglio soltanto sognare. E non voglio più capire niente. Fossi un altro mi drogherei. Vorrei sbrindellare tutti i miei neuroni. Non distinguere più Levante da Ponente. Un'altra terra, un'altra terra. Che cos'è questo livello? Che cos'è questo livello? Sei la mia salvezza se vai a nego. Senti il cuore battere qua giù. Non cadere in trappola, ti prego. Non ti rovinare almeno tu. Che vite ieri rabbalzò in brioschina e mi messo in bolesa. Stati in veste di aiutarte, mega fatto compagnia. Potete si riassare. Che meraviglia. Cosa resterà di questi anni 10? Riusciremo noi a restare in piedi? Ma suoni ancora. Che disco inutile. Non se ne sentiva l'esigenza. Fuori delle tastiere. Spelunche buie. Reumatismi per non era tua strada. Ma ti pagano. Basta, pietà. Mai sentito nomi, ma dove vuoi andare? Max Remora non esiste per il tuo bene. Arriva la pandemia. Chiuso in casa, decido di dare vita a due sogni nel cassetto, appena si può tornare fuori. Così nel 2021 do vita al primo dei due sogni, Empatia Suite, una suite strumentale, e finalmente riesco ad ottenere il mio strumento preferito, il corno francese, con la sua solennità immensa. Il secondo sogno nel cassetto ha musicalmente preso vita, ma ci vorrà molto tempo prima che lo vediate. È un'opera rock in due atti, per 7 cantanti e 4 attori. Nel frattempo, però, formando il cast, ho incontrato Laura Presazzi, il soprano che sarà la protagonista, che mi ha artisticamente stregato. Assieme a lei e al chitarrista Trizio abbiamo formato il trio Gilberto e i Complici, dove Laura è la voce principale. Questo è il presente.
D'ora in poi cerco di scrivere cose che escano da me stesso, dalla mia indole autodistruttiva ed emotivazionale, dando spazio a ciò che in fondo è la sintesi di quello che ho sempre voluto fare, sia quando facevo demenziale coi paradossi, sia quando ero serio con le riflessioni: creare enigmi. Il mistero è qualcosa che attiva il cervello, e se riesco a renderlo intrigante, fa sentire vivi. Alla fine è questo che voglio dalla musica, care persone: farvi sentire vive. Spero di riuscirci sempre. Lasciatemi vivere nell'anonimato. Le mie miserie assomigliano alle vostre. Niente di utile, né interessante, né pruriginoso. Spiacente. Piuttosto, tu. Sì, proprio tu che ascolti. Mi presti lì per uranio. Non so se vi piace il mio percorso, io ve l'ho presentato. La mia comunque è solo la proposta numero 198 su Senti che roba. Dalla prossima puntata tornerò a parlare di altri artisti, sempre con il desiderio di trasportarvi in questa o in quella dimensione. Vi ringrazio dell'attenzione che avete voluto regalarmi. E a martedì prossimo! Ciao persone!